Benvenuti. Questo è Miss Piancuala, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Dove insegno l'antica saggezza dei maestri ascesi. Tutto ciò che riguarda spiritualità, leggi di attrazione, leggi cosmiche e non solo. Non è un caso che sei arrivato a me. Assolutamente. È perché ti stai risvegliando e hai bisogno di intraprendere un nuovo cammino. Un cammino che ti porterà dentro di te. A comprendere il grande potere che risiede in te. Questo canale è strutturato come una scuola. Inizia dal primo video, nell'agosto del 2019. Troverai il link qui sotto nel box informazioni. E piano piano risali, studiando, apprendendo, comprendendo il grande potere che risiede proprio in te. Un potere enorme che ti permetterà di manifestare tutto quello che desideri, anche di più. Se hai bisogno di aiuto, ci sono i miei servizi di consulenza, unici nel loro genere, i miei corsi, le mie meditazioni personalizzate o anche già preconfezionate. Un'aggiunta unica. Lascia che ti guidi nella manifestazione di ciò che desideri, che risvegli in te il tuo grande potere, che restituisca a te il dominio sul tuo regno. Trovi tutte le informazioni necessarie qui sotto nel box informazioni o anche scrollando fra i commenti. E ora ti lascio alla visione del nuovo video. Pace, amore ed energia. Che è tutta questa luce per un vampiro come me? Ed eccoci qui. In un nuovo video. Allora, cioè, it's too much. Cioè, purtroppo sono un lacrima agli occhi, però. Ecco, così va meglio. Allora, oggi voglio fare un piccolo video, ok? Per aiutarvi con un problemino che avete tantissimi di voi. Ossia quello del ok, sto lavorando su me stessa, disciplinando tutto quanto, però come faccio a entrare nel credo, cioè con quella sensazione, ok, quella sensazione un po' la perdone, capito? Quella sensazione così, cioè che ce l'ho già. Cioè, è veramente difficile. Io non ci riesco. Non c'è. No. Ti sta già. Ci, ciua, 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 cinciula. Ti sta dicendo le stronzate. Ti sta dicendo. Dici, perché mi sta dicendo le stronzate? Sì, perché è una cosa che fai già in automatico. Dici, no. E io dico di sì. E no. E io dico di sì. Vediamo chi la vince. Ricordatevi che io sono già stata nelle vostre scarpe. Sono già stata una rompiscogones per l'universo. Gli ho fatto studiare le proverbiali sette camicie già all'universo. Quindi, raga, veramente, apprendete dal grande maestro che sono di rompicoglioni verso l'universo, ok? Allora, quando noi desideriamo qualche cosa, ok? Quello che dobbiamo fare è appunto entrare nel credo cieco. Centriamo il credo cieco, a meno che non abbiamo raggiunto il livello di Gesù Cristo, cioè il livello spirituale Cristo, che ne ho già parlato in altri video. Dobbiamo lavorare su noi stessi, disciplinare il nostro ego, rintracciare dei credo negativi, andarli a sostituire, insomma tutta questa roba qua che sapete già a memoria, ok? Va bene, insomma ci sta un po' da sfacchina, alright? E dobbiamo poi entrare, soprattutto quando facciamo magari degli esercizi di visualizzazione o ripetizioni, frasi mantra e così via, nel nostro sé che già ce l'ha. Cioè, quindi dobbiamo entrare in quella sensazione, in quelle emozioni di noi che già ce l'abbiamo. Ok? Quindi devo cercare di. Come si sentirebbe quella Giada che è già a quella cosa? Cioè, come mi diceva l'universo quando io per un decennio ho cercato in tutti i modi di uscire fuori dalla povertà, perché veramente, poveri, con la Y, mi dice sempre, un povero non può diventare ricco, e io lo trovo anche estremamente stronzo, ma quello che intendeva era, con una mentalità da poveri, ossia nel senso,
con dei credo negativi, perpetuando dei loop karmici, non puoi, cioè, se continuo sempre a fare le stesse cose, se continuo a impastare una crostata con il sale invece che lo zucchero, non me la posso aspettare dolce, sarà sempre salata, devo cambiare appunto l'ingrediente, in questo caso devo cambiare appunto i credo che stanno perpetuando, perché sapete ormai non c'è più scusa, non c'è più scusa, sapete perfettamente che i credo generano la vostra realtà, ok? Cioè, ok, senza fa pena, non pena, fine. Io finché non ho, non mi sono fatta entrare in succa questo, non è cambiato niente. Cioè, niente, niente, ok? Ora, se voi mi dite, sì, ma io non ci riesco a entrare nella sensazione, nella me, che c'ha già quella cosa, non riesco proprio, non so come fare. No, voi lo fate già. Lo fate però in maniera negativa. Quanti film proprio veramente pipponi mentali, vi fate da mattina a sera? Da quando vi svegliate andate a dormire? Cioè siete bravissimi a visualizzare senza fa... Cioè, chissà perché, questo è purtroppo è l'ego, quando si tratta di visualizzare per qualcosa che ci piace, che vorremmo, di positivo e così via, una fatica da Madonna, allora devo trovare 10 minuti. Ma oddio, mi sto a distrarre, non ce la faccio. Ok, no, aspetta, non riesco a visualizzare, non ce la faccio, forse ho chiuso la parete, no, aspetta, non ci riesco, forse devo mettere la musica, no, vabbè, no, coach, non ci riesco, che c'è un'altra tecnica, forse è meglio che parlo, non ci... Però quando si tratta di qualcosa di negativo, regà, ma siamo veramente dei grandi registri del horror, ma di più, Dario Argento, noi veramente, cioè, c'è spazza, c'è casa, c'è spazza casa. Noi veramente, Dario, Darietto, se ci stai guardando, assumici come tuoi sceneggiatori, scriviamo per te, perché veramente, raga, i film orrendi, che ci facciamo? Noi già visualizziamo, perché nel momento che il nostro ego ci mette qualche dubbio, noi automatico andiamo già in visualizzazione. Oddio, tizio, mi starà a mettere le corna. Avrà scelto quell'altra. Non mi vorrà. Ah no, non manifesterò mai quel posto di lavoro. Oddio, già mi immagino il prossimo mese come cazzo la pago la cosa. Oddio mio, vuoi scommettere che va a finire così? Oh, non mi dite che. Ci viene proprio in automatico. Quindi, se ci viene in automatico in negativo e siamo veramente dei grandi registi, sceneggiatori, dei drammi, veramente, il dramma alla grande, allora siamo dei grandi registi e sceneggiatori anche per cose positive. Cioè, come siete capaci a far film horror, siete pure capaci a fare il film commedia, il film love story. Cioè, comprendete il discorso? Io quando ho realizzato questo, quando ho meglio l'universo a forza di me, cioè invece di fare il film, cioè perché invece fare il regista dei film horror non ti trasformi in un regista di qualcosa di positivo, no? Potremmo farlo. Perché invece all'argento non ci trasformiamo in un vanzina? Via, cioè, tutti a ridere. Cioè, perché non fare questo? Cioè, comprendete l'esempio che vi voglio far capire? Quando voi venite da me e mi dite coach, maestro, Yoda, come cavolo, ognuno di voi mi chiama in un modo differente. Io non riesco a visualizzare, io non ce la faccio a pensare in positivo, io non riesco a entrare nella me che c'ha già quello, io, no, lo fate già in automatico, in ma tutto questo è negativo, visualizzate in negativo, parlate in negativo, riflettete in negativo, pensate in negativo, non so che altro dice, cioè, parlate, cioè fate tutto in negativo, è in automatico, cioè nessuno vi deve dire fa sta tecnica, perché voi ce l'avete già in automatico, non, senza tecniche, comprendete? È così. Così. Andiamo in automatico. Ma scommette finisce così. Ma sarà. No, ma mo succede questo. Madonna, mo sto già immaginando. Mamma mia. Lo so. C'ho sta paura. Ma guarda che succede. Ma io me lo sento. È così. E praticamente poi si manifesta quello. Perché, raga, quello avete. Vi ricordo sempre che voi siete appunto come dei proiettori. Ok? E scegliete voi la bobina, il film che mettere, proiettare nella vostra realtà, il grande telo che è la vostra realtà. Quindi se io decido di mettere un film horror, quello vedrò. Se mi sto a fare bip mentale da mattina a sera di... No, qua, sicuramente mi tradisce. No, sicuramente sceglie un'altra.
Ma scommette che il lavoro si è selezionato, non mo dar capo aumento, sicuramente. E poi che succede sempre? Io lo sapevo quando finì così. Ah oh, mo sentivo. No, ma non è che c'avete doti da oracoli, dei Delfi, regà. Fatemi uscire due numeretti, se no. Cioè, veramente, no! È che andate in automatico. Cioè, rifletteteci bene. Quanto vi viene facile? Cioè, per visualizzare qualcosa di positivo e entrare nella vibrazione, cioè, io certe volte guardo lì le tecniche che vengono proposte, le cose che vengono. E la gente lì che non so visualizzare, non so di questo, non so di frasi mantra. No. Quando praticamente basterebbe dire, amica, amico, lo fai già in automatico, visualizzi già in automatico in negativo, ripeti frasi mantra dentro di te, fuori di te, già in negativo, già neg fai tutto già in negativo, senza che nessuno nella tua vita, quanti anni hai? 20, 30, quanti cazzo hai? 50, 90, 120, ti abbia mai insegnato una tecnica per pensare in negativo? Tecnica per visualizzare in negativo? Tecnica frasi mantra negative. Cioè, raga, veramente è incredibile. Pensateci, prendetevi 5 minuti della vostra vita e pensateci di, oddio, è vero. Noi facciamo delle filippiche perché le facevo pure io, Non riesco a visualizzare. Sarà meglio visualizzate mattina e sera più di 10 minuti. C'è stata la tecnica dei 17 minuti. Allora forse devo fare la tecnica dei 17 minuti. No, va bene. Allora forse è meglio scrivere. Allora forse. Quando poi invece si tratta di qualcosa in automatico, regà, proprio autostrada andiamo. Non ci fermiamo anche a dire, quale sarebbe la migliore tecnica per manifestare qualcosa in negativo? No, no. Ci andiamo in automatico. Boom. Boom. Cioè, ma proprio non serve niente. Già abbiamo visualizzato, già ci siamo fatti i film, già abbiamo scritto praticamente libri su tutto quello che a scatafascione ci potrebbe andare. E ci andrà, perché succede. E quando succederà, te l'avevo detto. Io me lo sentivo che succedeva. Il mondo me ne va contro! Ma una gioia! Cioè, uno ci ride ora sopra, ma io ero così, eh! Ero così! Allora, non sapete i papiri che ho scritto, ok? Scrivendo ogni minimo. Allora, il coach ha detto che devo visualizzare così, devo fare sta tecnica, devo fare così, devo così. Ho sempre per le cose positive. Quando si trattava di qualcosa invece di negativo, ah, lì c'erano tecniche, lì mi facevo proprio i firmoni. Capito? Cioè, i firmoni, tutti insieme, cioè le ore dei film, ritornandoci più volte, senza bisogno di, devo interrompere, prendermi 10 minuti, metto la sveglia sul cellulare e ora mi faccio 10 minuti e dico, no, no, lì c'erano, me devo via 10 minuti, devo trovare del tempo, devo trovare la forza dentro di me, devo. No, 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 si andava in automatico, andiamo in automatico, è così, perché siamo programmati ormai da millenni, dall'ego a pensare in questo modo, ad andare in automatico, ci andiamo in automatico. E una delle difficoltà, se non la difficoltà, qual è, regà, quando uno si inizia a disciplinarsi? Proprio sta andando in automatico. Partiamo in automatico. Proviamo, la prima cosa che pensiamo, quando noi pensiamo a quello che intendiamo manifestare, subito, boom, la roba in automatico in negativa. E tu te devi disciplinare, no, l'ego, così è. Però non vi parte subito in automatico. Quello negativo. E poi in automatico. No? È come, regà, quando a inizio dell'anno, uno per un po' di tempo continua a scrivere l'anno prima. Ah, oddio, cazzo, no, stiamo nel 2022, io ancora sto scrivendo 2021. Ah, e te devi correggere. Non lo famo tutti. Perché siamo andati per un anno in automatico a scrivere quell'anno. E quindi ci vuole un po' di tempo. Solamente un paio di giorni, un paio di settimane, questo cazzo vi richiede, per entrare nella mentalità. Ah, ecco, ah no, è così. O come se, ad esempio, adesso ho fatto il cambio al cellulare. C'erano dei tasti che erano per alcune funzioni che ormai me ero memorizzate dopo 4-5 anni che c'avevo quel cellulare. Adesso con quest'altro nuovo non me ce li trovo. Perché ogni volta vado col tasto a toccare i tasti del vecchio cellulare, ma questo nuovo invece ce l'ha invertiti. E così, cioè, comprendete? Quindi ogni volta sbrocco perché vado in automatico, quindi mi devo fermare di no, già, aspetta un attimo, è l'altro tasto, non è questo tasto, cioè, comprendete? Ecco, io questo voglio dirvi, la prossima volta che vi trovate a dire, non so visualizzare, non ci riesco, oppure non riesco a entrare nella vibrazione, mi è difficile, pensate che invece siete capacissimi, velocissimi, tutuissimi.
a farlo quando si tratta di qualcosa negativo. Sei capacissimo e velocissimo a visualizzare senza che te fai i film mentali, cioè nel senso che devi andare a studiare 5.000 libri, cioè veramente fa molto in automatico. Chissà perché per manifestare cose negative, ragazzi, questo vi dovrebbe dare misura di quanto siete potenti. Non ci servono tecniche. Oh. Avete mai sentito tecnica per manifestare qualcosa di negativo? No, chissà perché per manifestare cose negative non ci serve tecnica, visualizzazione, devo bevermi l'acqua col limone, accenne a piccafuoco a 5.000 stick d'incenso, girà su me stessa come a Gigi la trottola. Non devo fare niente di tutto questo. No, non mi devo sacrificare su nessun altare, cioè veramente. No, fine. Non è richiesto niente, vai proprio in automatico, non c'è bisogno di studiare 5.000 libri, testi che praticamente mi devo andare a infilare nelle tombe dei faraoni, ci sarà rimasto qualche testo ancora che spiega qualche cosa meglio che io ancora non ho capito. Andiamo in automatico. Quando invece si tratta di qualcosa di positivo, aprite cielo. Lo famo tutti, lo facevo pure io. Adesso devo entrare nella vibrazione, io non ci riesco, io non sono capace di entrare nella vibrazione, non sono capace a visualizzare, non sono capace, non sono capace a fare questo, non so, non, mi riesce difficile, non riesco a concentrarmi perché non siete abituati, tutto qua. Però la prossima volta che vi ritrovate con questi pensieri di però il negativo ammazza, oh, ci ho preso nord dottorato di più, proprio, cioè, applausone, sono salito sul podio al numero uno, so. Per i film, cioè veramente un Oscar mi hanno dato, anzi, ho svariati Oscar alla carriera per film negativi, orrendi. Cioè, eccomi qua. E ora premiamo per i migliori film nella categoria horror dell'anno Giada, candidata a tutte le categorie praticamente. Giada! Grazie, grazie, grazie. Questo lo voglio dedicare al mio ego. Cioè, così. Ora l'ho messa a ridere, però, regà, per rendere leggera una cosa che in realtà è sotto i vostri occhi. Voi siete già capaci in negativo. E allora, perché se io sono già capace in qualche cosa, anche se è l'incontrario, vuol dire comunque sono capace. Se riesco a fare film negativi, orrifici, sono anche capace a fare quelli positivi. E che invece devo portare qua allenamento, qua disciplina, a questo serve. Tutto qui. No, ci vuole un po' di tempo. Un pochino, un pochino, un pochino, un pochino, un pochino di tempo. E lavoro su voi stessi. Right, it's right. Ok? Pollice in su, iscrivetevi al canale. Fra poco il canale fa 3 anni, il 23 agosto. Facciamo 3 anni. 3 anni insieme, ci credete, raga? Cioè, per me. Cioè, 3 anni. Dopo gli anni che l'universo sta a dire: sei pronta, sei pronta, sei pronta. Ecco, vedi? Sei pronta. E io, no, no. No. E invece, eccoci qui. Poi ci vuole ed energia. Ciao!